Io credo che Augusto Corniani sia una icona mantovana e non solo. Augusto Corniani è un maestro a cui tutti noi dobbiamo dire un grande grazie, perché ci ha fatto riscoprire dei valori che purtroppo nella nostra società si sono man mano persi col tempo. Burattini non sono dei pezzi di legno, sono degli artisti che in strada coinvolgono la gente. È un teatro interattivo, come si dice oggi, è un teatro molto importante, ed è importante che sia qui in strada, con la gente, tra la gente e per la gente. Ascolta Sandrone, che il dica pure, beh. No, dico, ma quanti anni hai? Io beh, c'ho un paio di secoli, beh. Mi son più vecchio ancora. E mi sono dal 1750, beh. Ah, sono nato prima tutti chi è, quegli altri, beh. Oh no, io sono il più vecchio, e li porto bene. Io ce l'ho già l'ossario scricchiovevole, beh, i piedami che mi fanno Giacomo. E sei stanco di vivere? Voi altri, abbiamo sempre voglia da vivere, perché siamo immortali. Essere vicini a questo mondo così bello, fantastico, stupendo, è una cosa straordinaria. Sentiamo come il burattino non è soltanto un pezzo di legno che si muove. Pinocchio ritorna ancora proprio nella nostra vita e nelle nostre vicende. Corniani entra proprio nei fatti della vita delle persone. Oh, ma siamo proprio uguali. Dai che siamo in televisione. Ah sì, oh, mi piace proprio andare in televisione, beh. Adesso che domandi mia al maestro, eh? No, glielo chiedo io. Maestro, dai, vieni ma con noi che ci devi muovere in televisione, dai. Sandrone, ehi, ascolta, mi sai dire te cos'è la televisione? È il sciominga, beh. È una scatola là che parla. Ci sono le figure che girano, che vanno. Sempre solo televisione, spettacoli più o meno che sono un po' tutti uguali. Mentre in questo caso è diverso, perché a parte che ci si trova in tanti a guardarlo, e già è una cosa nuova, diciamo. E in più è così, è più espressivo, è più intenso, perché è proprio dal vivo in tutti i sensi. Perché è divertente, fa pensare a dei contenuti importanti. E poi è diverso da quello a cui siamo di solito abituati.